per la corsia 5, Pellegrini, Barlantini, Savoca Corona, Giuliano, Atletica Livorno. E in corsia 6, Catalano, Rossi, Manfredi, Iachini, Laxi, Campidoglio e Palatino. Si va sui blocchi. Con la sfida fra Laxi, Campidoglio, Palatino e Atletica Livorno. Sono separate da un punto per la vittoria. Poi l'arca del Caversano a 3,5 punti. Sull'esterno molto bene Gioia Catalano per Laxi, Campidoglio e Palatino. All'interno bene Roberta Sorvieto. Campidoglio e Palatino sull'esterno. Giacomo Zuccon per la Trevisa Atletica che prova a prendere la testa, va davanti Francesco Rossi per l'Axi Campidoglio Palatino, che dopo a Thomas Manfredi, Matteo Iachini, che è il vincitore della gara individuale. Se non la prendono adesso, difficile riprendere la staffetta dell'Axi Campidoglio Palatino. Mentre per Trevisa Atletica c'è Gilberto Visentin, ma l'ultima frazione c'è Riccardo Damasia, che ha già 2 ore al collo, le 800 e 1500, mentre l'ora al collo c'è Matteo Iachini, che ha vinto il 400, e adesso prende il testimone, se ne va dietro Trevisa Atletica e Orvieto. Poi l'arca Verzano con Valicicox e Mauro Giuliano per Livorno. Per adesso il tempo da battere è il 3:16:91 del trionfo ligure. Dovrebbe essere meglio il tempo di Iachini, forse non quello di Damasia per la Trevisa Atletica. Vedremo. Tanto rettilineo finale, vanno a vincere la